gennaro, quando molla per la vigna, con senza compagna minchia me ne andò a giocare. Era la vada di Pignataro, che suonava il basso banco, e il maestro sul piede stampo ci faceva l'iniziare. Nel momento culminante del finale travolgente, mezza tutta quella gente se fumara la zazza. E dove sta Zazza? Madonna mia. Chiudiamo questa sera con Napoli Niente Più, la serie di film che ci ha accompagnato lungo tutto l'anno accademico nei giovedì dell'Astra, Cinema Mon Amour, in cui è stato fondamentale il rapporto con la Cineteca di Bologna da più punti di vista, ma direi soprattutto l'asse nevralgico di questo rapporto è stato il cinema restaurato. E il cinema restaurato di ambientazione e produzione napoletana, soprattutto nell'epoca del muto. Di Da Ghis chiudiamo con appunto Napoli e Niente Più. Per l'anno prossimo abbiamo intenzione di continuare l'intreccio tra far vedere il cinema che non c'è più, che da tanto tempo non si vede, e anche però continuare a far vedere il cinema che è imminente, che è appena uscito e che non circola nelle sale italiane o almeno nelle sale napoletane. Uno giallo e due marroni. Che bella panze che tieni, che bella panze che hai. Me la dai? No! Me la dai? No! Me la dai la tua panze. Qua molto proficua, di cui siamo davvero molto, molto onorati di poter partecipare a questa rassegna che per noi è molto importante. E per noi è veramente sempre importantissimo il lavoro di valorizzazione dei film che restauriamo. In particolare questo è un film a cui teniamo molto e siamo veramente contenti di poterlo presentare a Napoli. È un film classico del repertorio muto napoletano. Il cinema muto è sempre stato un cinema in realtà sonorizzato in vari modi, quindi l'accompagnamento dal vivo è il giusto coronamento di un film, di una pellicola muta. In particolare questo film è un film assolutamente musicale, che nasce anzi su una traccia musicale di una canzone classica del repertorio napoletano che è stata scritta appositamente per questo film, per cui siamo anche noi molto emozionati di poterlo vedere musicato. Ogni giorno cambia un fiore e lo appunto in petto a te, stamattina sul tuo cuore hai veduto una panzina. Molto bella, molto interessante, soprattutto rispetto alla, al film, all'universo che dentro questo film, dentro questa pellicola, quindi questa Napoli degli anni venti, questa Napoli dove non si parla ma piuttosto si ascolta la musica, dove fuoriescono appunto dei suoni. La tematica del film ci avvicina anche molto al mondo dello spettacolo, al mondo del varietà, al cabaret, che è una nostra fonte di ispirazione. Dopo le posteggi, i concertini, i cabaret, i teatri, adesso facciamo anche le musiche per filmare.